tutti siamo degni di essere amati per quello che siamo e non per come appariamo. Quindi prima di tutto ricordiamoci che queste sedute sono importanti perché ci permettono di imparare a volerci bene, a coccolarci da soli. Per quanto le persone care possano proteggerci, noi dobbiamo proteggerci da noi stessi, se ci accaniamo, se ci puniamo, e quindi diamo uno stop a questa situazione. Push out, come dicono gli americani, buttate fuori. Marianna è morta. Sono andata a lavoro. Senti, ti ho lasciato da mangiare sul tavolo. No, ma mangio dopo, tanto devo ancora studiare. Va bene, allora ci vediamo più tardi, eh? A dopo. Oh, raga, fra un po' mi dovete andare, che arriva una figa pazzesca che ho conosciuto su internet. Dai, faccela vedere. No, no, che scusate, no. Lascia perdere, questa sera me la porto a letto. Dai. La cosa che mi ha agghiacciato è stato il rumore delle forchette che battevano nel piatto. È un'ossessione che ti rimane tutta la vita, quella del cibo. Poi cambia, alle volte sto bene perché respiro, cammino, lavoro. Mi sveglio la mattina e ho la facoltà di scegliere cosa fare della giornata, della propria vita, ma poi ricasco in quella gabbia. Mi diceva che suo padre abusava sessualmente di lei da anni e per questo lei non mangiava più. E anche a me è passata la voglia di vivere. Per fortuna eri un bravo cuoco, ho dovuto cucinare tutto io. Ma non sai corteggiare una ragazza? È che mi fai un certo effetto. Dai, fammi finire. Sei così buona. Così mi fa innamorare. Amore? Amore, sei sazio o pari mamma di fare anche la carne? No. Sei sicura? Ci sta anche l'insalata? Sei sazia così? Va bene, amore mio. Anna! 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 Dai che sto uscendo! Dimmi. Ti devi occupare di tua sorella stasera, lo sai, no? Sono già in ritardo. Ma esci sempre con quel tizio? Sì, carino, con
tutt'ora. Poi te lo presento, vedrai che ti piacerà. Ma sempre con questi maglioni va in giro. T'ho tirato fuori quei vestitini carini che compriamo l'altra stagione. Mettiti qualcosa di più colorato, di più leggero. Io stasera comunque pensavo che stavamo insieme, ma... Ma tu devi studiare, amore mio. Domani mattina c'hai quell'esame così importante di matematica, che l'altra volta si è andata male. L'esame è prossima settimana, mamma, non domani mattina. Ah, vabbè. Comunque... Buono, mi si è fatto tardi. Oddio, devo proprio andare. Mi raccomando, la cena in frigorifero, eh? Pensavo, perché domani sera non andiamo in pizzeria con le mie amiche e i tuoi amici? Ti chiamo io, adesso vado via. Sbrigati a tornare in classe. Devi lavorare duro perché tende ad ingrassare, devi perdere i chili che hai preso. Se vuoi diventare una professionista, serve disciplina. Corri in classe. Vai! Anna, ci fanno questi influencer che sono sempre in TV. Ammazza come assomiglia a lei. Dici? Sembra quasi due gocce d'acqua. No, peccato che lei ha uno sacco di cosce e tu sei detto un culone. Bene, lasci pure il curriculum, le faremo sapere. Già l'ho inviato qualche giorno fa, però va bene, lo lascio subito. Bene, le faremo sapere. Grazie signora, buona giornata. Franci, strappa questo curriculum. Non riuscirebbe a portare neanche una scatola di scarpe. Ma infatti... Ho dimenticato questa. Anna, tu sei una delle migliori allieve che abbia mai avuto. Grazie, maestra. Ma ora che stiamo entrando nel professionismo, la forma fisica è la prima cosa che guarderanno prima della tua bravura. Lo so. Devi perdere almeno 3 kg. Ma solo particolarmente.
Ma tu non mi puoi chiamare? Ma tu non mi puoi chiamare? Ma stavi innamorando di me? Ma adesso è sciocco il sacchetto! Oh, quel sacchetto! Ma secondo te? Ti sei scopato la cicciola di merda! Ma con questo la cicciola di merda! Ma dai! Ti sei scopato! Stronzo pezzo di merda! Prego. Allora, domani è il compleanno di Antonio, io voglio fare proprio un bel regalo. Non so se ti potrebbe piacere, blu e forse verde. Ah, ma tu non lo conosci ancora, è vero? Non te l'ho ancora presentato. Però magari troviamo anche qualche altra cosa. Dai, Anna, andiamo! Ma se è sempre stato bene, mia figlia. Uno, due, tre. Oh.